con Blanca Briceño qui al 15° congresso di Radicali Italiani. Oggi è la seconda giornata, 30 ottobre. Questa mattina ci siamo svegliati con il terremoto. Con il terremoto qui a Roma l'abbiamo appena sentito, ma ci sono attualmente una buona parte, anzi una parte cospicua della popolazione italiana che è afflitta, è rimasta senza casa. Per fortuna non ci sono morti, ma questo lo diciamo tanto per introdurre questa intervista, proprio per far capire che insomma non agiamo e non parliamo in un contesto, diciamo, isolato da ciò che ci circonda, dal mondo che ci circonda. Purtroppo la sofferenza l'abbiamo intorno a noi, qui in Italia, ma anche in paesi lontani. Sul Libre TV ne abbiamo sempre parlato, ne parliamo con Blanca Briceño parlando di Venezuela. È un po' di tempo che non la sentiamo per problemi tecnici, abbiamo ascoltato il suo intervento qui. Blanca, che notizie ci porti dal Venezuela? Sappiamo che non sono buone, però insomma tu sai darci un po' un punto di vista un po' più, diciamo, particolareggiato. Grazie Gianni, come sempre, ringraziando profondamente Liberi TV, che è proprio quello spazio di libera parola che ci permette a noi resistenza. Noi Aires Ven, appoggio internazionale alla resistenza venezolana, di poter dire tutto ciò che in altri luoghi viene vietato o semplicemente non viene presentato. La situazione del Venezuela, Gianni, è molto dolorosa, soprattutto perché c'è un fatto. In tutti questi anni in cui abbiamo fatto gli aggiornamenti e anche nei miei interventi nei diversi congressi di Radicali Italiani, onestamente abbiamo detto assolutamente tutto ciò che oggi è un risultato. Ma non perché noi siamo profeti, non è questo. È che quando tu veramente, profondamente, con sincerità, con tutto l'amore che uno può avere per la sua propria terra e per il suo popolo, e con grande onestà inizia a capire, a studiare, a voler conoscere per poi poter deliberare, come diceva Luigi Einaudi, il grande presidente italiano, la situazione del Venezuela, certamente devi arrivare a delle verità che sono molto, molto dolorose, no? Tra le tante cose che abbiamo detto, ricordo chiaramente quando abbiamo parlato di questa opposizione che la consideriamo, no, di taglio staliniano, nel senso che Stalin diceva io mi faccio prima io la mia opposizione anziché mi si conformi veramente una. Bene, noi resistenza venezuelana siamo quella opposizione, una delle tante insomma organizzazioni in cui la resistenza si è conformata, che proprio ha avuto con chiarezza il panorama di quanto il paese è proprio sommerso in un oceano di bugie e di inganni. Ed è, diciamo, oramai la consuetudine a tipo di loop che si ripete e ripete, e riescono sempre a trovare quel N più 1 bugia, quel più 1 dove quella narrativa mette nel limbo una fascia della popolazione e anche di quelli che sono all'estero per mantenere viva una speranza di costituzionalità, di uscita. Loro dicono dobbiamo uscire per la via elettorale, costituzionale, istituzionale, democratica e pacifica. Utilizzano l'opposizione venezuelana questi termini. Quando questa modalità di narrativa, quello che ha portato è sempre al mattatoio. In 17 anni siamo già 20 o più di 20 elezioni, dove certamente cresce l'attenzione e la speranza, ma non sicuramente si esce da una tirannide tramite questa via. Tra i tanti aspetti di cui abbiamo parlato nel corso di questi anni con Liberi TV, c'è stato anche, abbiamo ipotizzato dei golpe di Stato di diverso ordine e di diverse qualità e categorie, quindi non andiamo a ripeterli.
però comunque la situazione del paese in questo momento si è aggiunta con immensa gravità all'olocausto del popolo venezuelano, che, del quale sempre abbiamo parlato, per quanto abbiamo i tre fattori socioentropici del terrore, la menzogna e l'odio, ne abbiamo aggiunto la quarta gamba di un tavolo per reggersi, che è questa pseudo-opposizione collaborazionista. Ma a questo punto ricordo benissimo che prima del 6 dicembre dell'anno scorso abbiamo fatto un aggiornamento perché c'era l'elezione per l'assemblea. Ed abbiamo detto che noi semplicemente come Aires Ven abbiamo detto che ognuno era libero nella sua coscienza di andare a votare, ma che comunque consideravamo che non avrebbe portato alla fine il risultato che ci fosse all'Assemblea Nazionale, non avrebbe portato a termine il regime attuale, e così è successo. Poi ricordo che abbiamo fatto pure un programma dove spiegavamo molto bene che loro avevano maggioranza assoluta e poi l'hanno persa, e le quattro proposte che avevano fatto per uscire dal regime, e in sei mesi, siamo già praticamente domani all'undicesimo, e queste cose non sono state raggiunte. In questo momento, peggio ancora, abbiamo in atto pure uno sterminio per fame, denutrizione e mala salute, dove da noi in questo momento praticamente che ogni 58 minuti, ogni ora, ci muore un bambino per questa gravissima situazione. In più muoiono persone perché non ci sono le medicine, e recentemente il vice ministro, che anche questa l'avevamo anticipato, avevamo parlato di quella riunione al Magro Mogherini Giro, ed avevamo detto a Liberi TV che sicuramente almeno uno di loro avrebbe raggiunto uno stato superiore, e difatti Giro è passato da sottosegretario a viceministro, ed in questi giorni ha detto che erano morti due italiani per mancanza di medicine, di malattie che qua in Italia non sarebbero morte, al che Aires Ven ha scritto no, dicendo: ebbene, come è possibile che allora l'Italia, che ha, lui aveva detto 2 anni fa 2,5 milioni, adesso ha detto che c'erano 150.000 italiani in difficoltà, ma com'è che due italiani non sono portati di urgenza in Italia per non morire, visto che lo stesso viceministro dichiara che non dovevano morire se fossero stati qui. Quindi questo è per darti una panoramica di gravità. Ora c'era la faccenda del referendum revocatorio, perché la cittadinanza dell'illegittimo, che poi Gianni spiegherà chiaramente chi è. Il legittimo è Maduro, l'insepolto è Chavez. Quindi sappiate, questa è la leggenda, qualora appunto dirà questi aggettivi e si riferiscano a queste persone. Grazie Gianni. Quindi questo fatto, non solo non è stato possibile fare niente, ma neanche Uribe, l'ex presidente della Colombia, anche prima che ci fosse poi l'accordo della FARC con un referendum che ha vinto il no, avevamo detto qua a Liberi TV, abbiamo detto: Uribe, se tu vuoi che tuo fratello non ti venga messo in carcere, per piacere donaci l'illegittimo è colombiano, e quindi. Però con queste fuoriuscite che sarebbero proprio vie non violente per uscire, insomma, sono più di 350.000 morti, quindi c'è i 56 anni di guerriglia colombiana ne ha fatti molto di meno, anche la Siria in questo momento drammaticamente molto di meno. Per cui la storia del referendum revocatorio è stato un altro inganno, e così va, la gente si illusiona. Adesso stanno raccogliendo delle firme per quel referendum. Ora, alla marcia, è già a Rebibbia,
Aires Ben ha lanciato la proposta della convocazione per l'Assemblea Nazionale Costituente, di cui noi siamo i responsabili all'estero. Ed il meccanismo è semplice, anche oggi abbiamo parlato di questo, e devo proprio confessarti che ci sono stati a Caracas molte trattative. Da 2 anni che stiamo cercando che l'opposizione, nella raccolta delle loro firme, possiamo anche noi fare, perché loro devono fare un 20%, poi il governo li ha condizionati in ogni regione, eccetera, tutte le trappole che sono evidenti, cioè è praticamente impossibile. Se la persona non ha una visione politica, non si sa perché allora deve essere nel campo di coloro che decidono il destino di 30 milioni di persone. Quindi con questo accordo non è stato possibile, ma comunque l'attuale segretario generale della MUD, del tavolo dell'Unità Democratica, ad un certo punto ha praticamente che detto la frase che ci comporta ad un'uscita. Allora, quella che dice Aires Ben, costituzionale e non violenta, perché la parola pacifica non l'utilizziamo, di questa possibilità al momento in cui il potere originario che risiede nel popolo sovrano, secondo la Costituzione venezuelana, può convocare senza che queste firme devano passare da nessun organismo nazionale, perché diventa, e da nessuno dei poteri, perché diventa una decisione sovranazionale. Convocare la Costituente, ed una volta convocata la Costituente si sovrappongono i due sistemi, quindi il regime attuale con la Costituente. L'Assemblea Costituente, una volta stabilita, può in una settimana allora annullare tutto il sistema politico, e quindi in questo caso siamo venuti incontro a questa esigenza dell'opposizione. All'opposizione in questo momento gli stiamo dando il respiro, quello che cade sul collo direttamente. Perché? Perché obblighiamo, e com'è il metodo radicale, a che loro possano veramente fare i passi necessari per raggiungere una condizione di uscita da questa guerra. In più ci sono, poi adesso ci sono in atto le negoziazioni, se mi volevi fare la domanda comunque, ecco, sì. Qualcosa la dobbiamo lasciare anche agli aggiornamenti che dobbiamo assolutamente riprendere, sul Libri TV, superando i problemi tecnici che abbiamo purtroppo, e quindi dare poi anche altri aggiornamenti in trasmissione. Quindi direi di lasciare qualcosa ancora in sospeso, e di darci appuntamento, dare appuntamento a tutti quanti gli ascoltatori di Libri TV e di questo spazio sul Venezuela a futuri aggiornamenti che faremo in collegamento Skype. È un impegno che abbiamo con il nostro pubblico. Bene, sì, è un impegno, e anche abbiamo lanciato una sfida anche da Rebibbia e poi da Castel Sant'Angelo, e quindi Liberi TV poi ve la farà conoscere al più presto possibile. Un ringraziamento profondo e di cuore, perché non c'è altra possibilità che queste cose si sappiano, almeno gli italo-venezuelani che vivono in Italia, se non attraverso Liberi TV. E per piacere fate donazioni, iscrivetevi ed ascoltate e distribuite Liberi TV. Grazie.